Allora, siamo giunti alla nona edizione della fiaccolata La Via della Memoria per alimentare la pace, promossa dall'Associazione Culturale Frentana in collaborazione con l'ANPI, il patrocinio dell'amministrazione comunale e di tante associazioni che sono qui rappresentate questa sera. Come intendimento di questa iniziativa, ogni anno cerchiamo di segnare dei luoghi che sono simbolici per gli eventi che hanno caratterizzato il 5 e 6 ottobre del 43. Quest'anno insieme all'ANPI abbiamo individuato questo luogo che rappresenta il luogo dove ha avuto i natali e dove è vissuto Trentino La Barba. Quindi prima di arrivare davanti al monumento ai caduti ci sarà questa breve cerimonia per ricordare il nostro martire Trentino La Barba. Sono presenti i familiari. Presidente Orecchioni. Buonasera a tutti. Non c'è bisogno di dire chi era Trentino La Barba, perché è chiaramente il nome più famoso al quale abbiamo voluto dedicare il 70° anniversario della rivolta lancianese. Forse non tutti sanno che per il caso Trentino La Barba era stato istituito un processo per crimini di guerra e ci sono oggi i documenti che testimoniano in maniera inequivocabile che di crimine di guerra si sia trattato. Onore a Trentino La Barba, che rappresenta per noi il martire emblema della rivolta lancianese. A Trentino La Barba è intitolata la sezione dell'ANPI. Trentino La Barba è anche il nome che è stato dato da Alexander alla brigata partigiana Trentino La Barba, perché i partigiani di Lanciano hanno avuto il riconoscimento di brigata partigiana, per cui a livello ufficiale esiste la brigata Maiella e la brigata Trentino La Barba. Adesso queste cose le dobbiamo segnare. Stiamo costruendo insieme all'Associazione Culturale Frentana, che ha istituito la fiaccolata, questa fiaccolata della memoria, in ricordo, ma soprattutto per alimentare la pace, stiamo istituendo un tracciato comune che sono le vie della memoria. Sono vie del centro storico che ci consentono di creare una sorta di processione laica per queste strade che erano abitate da persone, per lo più giovani, che hanno dato la vita per questa rivolta lancianese. Lanciano è medaglia d'oro al valor militare. Dobbiamo celebrare questo ricordo, tra le poche città in Italia che hanno questo titolo. Siamo molto impegnati, insieme anche all'amministrazione comunale, per far sì che ci sia un progetto che guarda negli anni a questo discorso. Stiamo pensando anche di creare un museo della guerra, dove mettiamo dentro la resistenza, mettiamo dentro i campi di concentramento, tutto quello che è il patrimonio che ha reso Lanciano una città molto importante. Abbiamo almeno tre elementi fondamentali: la medaglia d'oro, una guerra che è stata per 9 mesi in Abruzzo, abbiamo un campo di concentramento, abbiamo il libro di Maria Eisenstein, tutte cose che fanno di Lanciano una città unica,
messe insieme fanno un museo di grande rispetto, di grande valore. Oggi siamo qui per Trentino La Barba, c'è la figlia che è venuta, l'altra non è venuta, no, però c'è il marito, no. Grande rispetto per la famiglia che è qui. A Trentino La Barba vorremmo dedicare, se ce la facciamo entro la fine di questo anno, esattamente nel giorno del 3 dicembre, che segna per Lanciano la liberazione, non la fine della guerra, ma la liberazione con l'ingresso degli inglesi in città, vorremmo dedicare anche una statua. Quindi tutto in nome di Trentino La Barba, a 70 anni ci sembra la cosa più bella, il segno più bello da lasciare nella città. E la figlia, 70enne di Trentino La Barba, ringrazia. Benissimo. Allora, vogliamo procedere? Hanno detto tutto il professor Orecchioni e Enrico, io ringrazio come amministrazione, una settimana straordinaria, emotivamente, culturalmente e nel ricordo dei nostri martiri lancianesi. Abbiamo cercato di fare la miglior cosa possibile, grazie all'Associazione Culturale Trentana, grazie all'Ampi e a tutte le altre che hanno in maniera veramente grande, con passione, hanno collaborato a questa grande settimana. Viva Trentino La Barba! Allora riprendiamo la fiaccolata perché il tempo non ci prende. Da quando sono nato, aspetta, questo giorno, 70 anni fa. Tanto, dei tragici eventi del 5 e 6 ottobre di 70 anni fa, per ricordare il sacrificio dei nostri giovani concittadini che con il tributo della vita hanno difeso la pace e la libertà. Bianco Vincenzo, Calabrò Giovanni, Castiglione Giuseppe, Quonzo Achille,
Gian Giulio Adamo, Marsilio Giuseppe, Rosato Guido, Stella Raffaele, Trentino La Barba, Falcone Remo, Trozzi Nicolino, Solaro Domenico. Concludiamo la nona edizione della fiaccolata La Via della Memoria per alimentare la pace, intonando insieme al coro Ensemble Polimnos, diretto dal maestro Niccolò La Farciola, Fratelli d'Italia. L'Associazione Culturale Frentana vi ringrazia per la vostra folta presenza e vi dà appuntamento all'anno prossimo con la 10ª edizione della fiaccolata. Grazie. Allora la cosa di questo è che
Ciao Francesco. Quindi, se devono distribuire.